Tic-tac, tic-tac, tic-tac è un orologio, sì, il tempo passa, l'orologio segna sempre il tempo. Fermiamo l'orologio alla squalifica di Andrea Agnelli, il presidente della Juventus, ha fatto scalpore poco più di una settimana fa. È stato squalificato, inibito dallo svolgere tutte le sue cariche nazionali e internazionali per una durata di 12 mesi. La richiesta della Procura federale era stata addirittura di 30 mesi. Che cosa era successo? È una storia ormai vecchia, secondo me vecchia di 30 anni, e non soltanto di Andrea Agnelli, che 30 anni fa era poco più che un ragazzo. E cioè, i capi ultra, ma non gli ultra quelli di una volta, quelli che avevano un codice etico, comunque sia, fosse anche abbastanza vivace, se non violento, in qualche modo da seguire, sono quelli che naturalmente sono infiltrati nelle organizzazioni criminali. E insomma, l'andrangheta aveva davvero dei rapporti privilegiati personali con Andrea Agnelli. Tic tac, tic tac, il tempo passa. Agnelli, d'accordo con la Digos che lo aveva consigliato, in qualche modo ha avuto dei rapporti per cercare di tenere tranquilli i tifosi, perché alcuni di loro che non sono tifosi ma che vogliono il potere nelle curve, quello di schiaffeggiare, di insultare, di picchiare i calciatori a loro piacimento, di chiamarli dopo una sconfitta sotto la curva per umiliarli, costringendoli a toglierle le maglie e poi ancora vendere, fare incetta di biglietti, il bagarinaggio, la vera accusa, tic tac. Altri presidenti hanno passato dei guai seri, anche personali, la loro incolumità fisica è stata messa a dura prova. Il presidente della Lazio, Lotito, che non è un campione magari di eleganza o di buone maniere, ha resistito. Tic tac, il tempo passa, i problemi restano.